Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa nuova live. Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio, sembra sera oggi in realtà, perché qua piove da... tipo da ieri piove. E cazzo, c'è un cielo davvero buio. Cioè, si sta al buio in questi giorni. Da voi come va invece? Avete notato una novità importante, vero? Penso già di sì. Oggi sotto il post ho commentato un comando nuovo che ho scoperto. Lo provessi dopo? Beh, in questa live non penso, però ho visto il tuo commento, ti ho messo anche la reaction. Pure io vorrei la pioggia, giusto? In Sicilia è ancora estate, praticamente. Buio pure da me, qui sta piovendo, piovigginando, poco fa c'è stato l'arcobaleno, qui ne è passato. Il nuovo logo è bellissimo, grazie Diego, spacca la nuova immagine, grazie Simo, vi piace quindi? Il logo EB, che vi avevo mostrato tempo fa, lo vorrei usare, ma non lo userò come avatar, perché l'ho provato come avatar, quindi come immagine profilo, per intenderci, e non funziona perché non è quadrato e quindi serve un avatar quadrato, perché poi il social ci fa il cerchietto sia su Twitch che su YouTube e quel logo lì non sta bene. Comunque la emote ci sta secondo me come avatar. Sono arrivato appena in tempo dall'Uni per la live, ben arrivato Emanuele. Mi sono trasferita per l'università, domani inizio le lezioni, speriamo io riesca ad esserci ogni tanto. Beh, tanti auguri. Tanti auguri, ti sei trasferita per l'università. Quindi immagino tipo sei salita al nord dal sud Italia. Il contrario non l'ho mai sentito, sinceramente. Ma di solito, tipo qua a Milano, all'università dove andavo, ci sono dei palazzi dedicati a... alle case per gli studenti ed è pieno di ragazze che salgono dal sud Italia e si piantano lì. Sei in hype per il capitolo 1 di Fortnite? Beh, in hype no, però domani ci dedichiamo la serata in compagnia, quindi secondo me viene una cosa molto interessante, spero. Ah, dal sud al sud. Ah, originale questa cosa. Quindi i miei colleghi si trasferiscono perché stanno a 2-3 ore di distanza, quindi dal sud si sono trasferiti al sud. Vabbè, lì è comprensibile. Poi magari anche un po' di indipendenza non fa male, no? No, non builderò nessun tributo del Zalbnere, mi sono già rotto i coglioni di questa storia. Già oggi ne ho piene le palle. Appena cominciata, sono già stanco. Ieri nel cimice è andata sulla mia lampada, che è abbastanza potente, quindi trasmette molto calore. Si è... cremata, che schifo. Ma che merda, Francesco. Hai mai pensato di fare una classifica per le foto profilo? Da fare uno short, visto che sono poche. In che senso una classifica? È tipo le mie preferite. Non credo che riuscirei. Io abito a 2 ore di distanza dall'Uni, quindi mi sono spostato dal centro al centro. Beh, ci sta, ci sta. No, ha senso effettivamente. Allora, survival oggi. Survival pomeridiana, come ogni giovedì. Se avete visto il video di oggi, ho fatto una cosa che andava fatta, assolutamente. Ho dato il nome al Warden. E ora, quando dropperemo dei pulcini qua sotto, potremmo anche dire che vanno direttamente al Warden. Possiamo fare finta, anche se non va direttamente al Warden. Però va in quella zona lì. E sì, in questa live non c'è il libro di sub, che attualmente è in pausa. Però se arrivano sub, li dedichiamo a ogni sub. Devo trovare una parola che non faccia tipo allertare i moderatori di Twitch. Tributo, va bene, un tributo per ogni sub che arriva. Verrà lasciato, adagiato
nel void. Ok? Va bene? Comunque, a parte questa cosa, dobbiamo continuare a lavorare il castello. Dato che ormai qua non ci sono tantissime cose rimaste da fare per l'episodio 1000. E volendo però, anzi, forse è anche la cosa da cui partirei, ci sarebbe la farm di razzetti. Perché è stato subito chiaro che qua servirebbe una farm di canne da zucchero un po' più potente, ecco. Francesca, grazie per i 3 mesi, sembra un piacere essere qui, bentornata. Mi pare che mettendo il fango sotto le canne da zucchero puoi mettere direttamente gli hopper sotto. Non l'ho mai sentita sta cosa, però non fa lag questa perché cioè, sì, chiaramente ogni cosa fa lag. Però questo carrello non va in continuazione, ma parte solamente quando deve raccogliere. Altrimenti sta fermo, è fatto appositamente. E Daisy, grazie per i 6 mesi. Quindi io partirei proprio dalla farm, rivedendo la farm, tanto non ci occuperà tanto tempo, spero. E quello che dovremmo fare è fare un allungamento della farm, direi. Quindi possiamo provare ad aggiungere altri 8 blocchi. O quasi. Cioè, in realtà possiamo metterne quanti ne vogliamo. In modo che produca di più. Perché qui, vabbè, tanto i razzetti li spreco. Qui i razzetti vengono prodotti. C'è ancora più carta rispetto alla polvere da sparo. Però, perché l'ho inserita io? Questa farm ancora deve fare il suo. Potresti creare una struttura grande o piccola? Decidi te, dove per ogni sub ti prendi gli ultimi 10 minuti e piazzi un blocco. Sì, però non è molto personale. Cioè, non so, non è proprio una bellissima. Un bel reward, non lo so. È un po' poco, mi sembra. Se la metti di fronte dovresti riuscire ad averla più compatta. Di fronte. Di fronte dovrei cambiare il meccanismo del carrello. Devo allungarla dietro, secondo me. Comunque, io semplicemente aggiungerei un'altra striscia di blocchi. Servono i pistoni. Il carrello dovrebbe riuscire a coprire la tratta comunque. Quindi sì, dai, abbastanza easy, direi. Ma tu che sei in Pandora. Cosa vuol dire tu che sei in Pandora 4? Qual è la domanda che volevi farmi? Ci sei? Probabilmente. Io B8. B8 e D10. Ci sei? Non lo so, ci sei? Non c'è mai la nave lì. Molto simpatico, lo so, grazie, grazie. Va bene, andiamo a prendere i blocchi. Facciamo così. Squallida, adesso. Squallida mi sembra un po' eccessivo. Era una battuta, così, ci stava, simpatica. Allora, sabbia. Vetro. Tanto vetro. Tanto vetro. Qui c'è altro vetro? No. Andrà bene? Basterà? Vedremo. E poi serve sicuramente della cobblestone. Della redstone. E pistoni, rotaie. Probabilmente un repeater ci potrebbe tornare comodo. Mettetevi la sveglia per Pandora 4, 10 novembre alle 20:30. Vabbè, se volete fatelo, io non ho ancora confermato la mia presenza, però Pandora c'è, cioè Pandora arriva, quello sì.
Perché nessuno in fondo mi ha detto, ma Eren, ma... cioè, tu partecipi? No. Quando partecipi? Cioè, quando la fai? È proprio scontata sta cosa. Io partecipo... grazie di averlo chiesto. Sì, io partecipo a Pandora. Ci sono anch'io. Finalmente qualcuno me lo ha chiesto, grazie. Sì, sì, ci sono anch'io. In realtà me l'hanno chiesto anche prima, è una proprio gag stupidissima. Allora, un po' di legname, facciamo così. La crafting c'è in questo punto. Sì, ho preso materiali sbagliati, aspettate. Quindi inizierà il 10 novembre? Cazzo, ma davvero? Alle 20:30? Venerdì? Beh, porca troia. Ok, devo fare altro legno. E questi sono fatti. Allora, legno via. Che altro mi serve? Pistoni, un repeater potrebbe servire. Oddio, forse siamo a posto così. Ma sicuramente mancherà qualcosa. No, non chiedetemi se c'è altra gente. Non so se c'è Dani, dovete chiedere a lui se c'è Dani. Quindi chi non ha scuola il sabato può rimanere fino a tardi. Sì, ma non, la live di Pandora non dura mai fino a tardi. Cioè, diciamoci la verità. Io, nella scorsa Pandora, mi sento di essere stato uno dei partecipanti più bravi nei confronti della serie. Perché la puntata di turno iniziava... Facciamo che io entravo alle 20 e qualcosa dopo l'intro. Però verso le 9 succedevano le robe. Poi si stava un'oretta e mezza a far cose. Massimo 2. Però a un certo orario c'è già chi iniziava a quittare. Perché magari c'è gente che inizia a streamare il pomeriggio e non c'ha voglia di far tardi. Io invece che inizio alle 20:30, a volte stavo lì fino a mezzanotte. Mi è capitato che c'erano... 2 persone online quando quittavo o ero l'ultimo a quittare. Però in realtà non credo che... cioè non penso durerà mai troppo. Cioè di solito si finisce abbastanza in fretta. Infatti magari riuscirò poi a fare la seconda serata dopo, non lo so. Vedremo. Fichi della montagna non si battono assolutamente. Torneranno? Non lo so. Non se ne è parlato. Allora, io invece devo capire come fare per sistemare sta cosa. Anche perché lui è lì pronto a rompermi i coglioni. Questo blocco perché c'è? Non c'è motivo. Semplicemente. Allora, proviamo a salire. Aspettate che... oh, madonna, quanto mi ha scritto mia madre! Come al solito mia madre mi scrive sempre quando ho la live. Classicone. Allora... se qui aggiungiamo, abbiamo detto 8 blocchi, uno sarà già questo, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e qua è dove... attenzione, è partita, è la prima volta che parte, ha farmato, che top, funziona. Dicevo, qui è dove si bloccherà il kart, quindi per prima cosa assolutamente va aggiornato il kart. Giusto, sono un cretino, non ci avevo pensato. Effettivamente.
Aiuto, facciamo così. E fai così. Easy. Avrò rotto circuiti? No. No problem. Questa la mettiamo qua. Questa di fianco. La torcia di redstone è... dove cazzo è andata la torcia di redstone? Mi sono preso un infarto a vedere sta colonna mentre droppavo. Eccola. Cosa farai per l'episodio 1000? Ah, ma vedi, ma nessuno mi ha chiesto, Eren, ma lo farai l'episodio 1000? No, cosa farai? Cioè, capite? Tutti scelgono quello che devo fare. Nessuno si chiede, Eren, hai voglia di farlo? No, no, cosa? Cosa farai? E se io non lo facessi l'episodio 1000? E se io arrivassi all'episodio... ma porca bestia. Se arrivassi all'episodio 999 decidendo poi di chiudere tutto, potrebbe succedere. Oggi, per darvi riprova di questo, esce l'episodio 19 di una serie. Tanto non riesco ad atterrare, non mi sento impedito. Oggi esce l'episodio 19 di una serie che non pubblico da 2 anni. Ho preso la palla al balzo del cambio di nome del canale secondario, che ora si chiama Eren Blaze Live e non più Ezzabnere, canale dove riuploado le live, il canale dove qualcuno sta vedendo questo video. Lascia un like, grazie. E dicevo, tipo 2 anni fa, in live, avevo fatto una serie su un gioco Pokémon custom made, fan made, che si chiama Xenoverse, molto bello, tra l'altro team italiano. L'avevo fatto tutto, mi era piaciuto un botto. Ho iniziato a ricaricare le live, però in quel periodo avevo un metodo un po' sbagliato. Adesso sono molto più veloce e mi prende meno tempo. All'epoca dovevo scaricare le live, poi convertirle, montarle, renderizzarle, cioè una palla mortale. Adesso semplicemente dico Twitch. Uploada la live su YouTube e fa tutto direttamente. E quindi, non lo so, si vede che avevo perso un po' la voglia, qualcosa del genere. N non l'ho più pubblicato, ma io non mi ricordo neanche il motivo. Semplicemente ha smesso di uscire. E oggi, dopo 2 anni, ma io ho sbagliato blocco in tutto ciò, nessuno mi ha detto niente. Questa non è sabbia, santo cielo. Dicevo, oggi dopo 2 anni la serie torna a uscire con un episodio. Incredibile, clamoroso. E uscirà ogni giorno fino alla conclusione. Ho già programmato 6 video, ne devo caricare altri 2 che sono gli ultimi. E uscirà tutto dopo 2 anni. Cioè, immaginate chi stava aspettando il seguito 2 anni fa. Ha detto, boh, ma quando esce? Quando esce, eh? Eren, dove sei? Non è più uscita. Mi sono dimenticato, una certa. L'episodio di oggi della Survival, cosa hai fatto? Dopo lo recuperi, Emanuele. Inutile fare il riassunto. Se lo vuoi vedere. Mi serve almeno un'altra Powered Rail. Aspettate, devo rispondere a mia madre. È incredibile, mia madre, eh? Proprio non ce la faremo mai a comprendere gli orari di lavoro. Allora, portiamo altre Powered Rail per sicurezza. Portiamo anche altre cobblestone, dai. Oggi certo che facciamo cadere i polli, anzi adesso lo facciamo subito. Perché sono arrivate 2 sub per ora. Quindi Francesca, questo è per te.
ma niente pollo. E Daisy, niente pollo. Poi il bello è che nel video faccio vedere come funziona per test, esce subito il pollo. In live non esce mai. No, non ho visto la mondiale di rugby. Mi dispiace. Anche Pandora 3 è incompleta. Vabbè, allora, Marti, adesso non ci allarghiamo. Cioè, va bene che ho trovato la forza, l'energia, la volontà di completare una serie del passato, ma Pandora è incompleta, lasciala incompleta. Non ho i VOD, quindi pochi cazzi. Mi dispiace. O almeno penso di non avere i VOD. Sicuramente non ho i VOD. Vediamo. Perché Pandora SMP3... Non ho i VOD. No. Non ce li ho. La mia visuale di Pandora 3 non esiste più. Questa è l'amara verità. Allora, tornando noi... Gli aggiungiamo questi e mettiamo la sabbia. Bene. Poi vetro. Si arriva qui. E sì, in realtà servirebbe un'altra fonte d'acqua, quindi la mettiamo qua. E ci siamo. Scorre, va bene lo stesso. Poi altro vetro qui a chiudere. E adesso ci occupiamo del circuito. Bayern Monaco fuori dalla Coppa di Germania da una squadra di terza divisione. Quello l'ho visto. È abbastanza clamoroso. In Italia non potrebbe neanche succedere, perché la Coppa Italia non è aperta alla terza divisione. Che è un po' una porcata. Cioè, le squadre di Serie C fanno una loro Coppa Italia, che poi non so se comprende la Serie D. Forse no. E perché funziona così? Boh. Un po' stupido a pensarci. Sapete cosa non ho portato? Luci. Dovrei prendere un po' di lucettine e metterle qua. Quindi adesso andiamo a prendere anche le luci. Non so cosa mangerò a cena. Cosa sto facendo? Sto allargando la farm. Eccoci. Allora, io ho usato la glowstone. E qui. Allora, Pandora 4. Farò i video. Farò sicuramente il re-upload dei video. Perché, sinceramente, è una serie che nasce live. Trasformarla in video, non lo so. Non mi convince come cosa. Cioè, ci starebbe se fosse la mia serie Minecraft, come fanno altri partecipanti. Loro fanno Pandora e dicono: questa è la mia serie di Minecraft. Allora, che ne so, durante Pandora tu fai la farm con il crafter. E, cioè, non si può perché non ci sono gli snapshot. Però, nel senso, puoi fare questa cosa qui durante Pandora e fai l'estratto video, eccetera, eccetera. Però fare un video sintesi non funziona. Cioè, perdiamo tempo, la gente non lo apprezza. Quindi Pandora nasce live, deve rimanere come video lungo. E questa volta ovviamente lo carico per intero su YouTube, sul secondo canale. Quindi quello sicuramente sì.
Da spettatrice sono d'accordo, mi recupero i VOD completi dai vari POV, lo faranno anche gli strani al canale magari. Cazzo, meno male che Marti è d'accordo. Se no mi scriveva in privato, mi minacciava anche oggi. Oh, devi farlo così il video, hai capito, stronzo. Voi non lo sapete, ma in realtà l'aggiornamento del secondo canale me l'ha richiesto Marti. Ho detto, basta, hai rotto i coglioni con sto Ezalb, devi subito toglierlo. Ho detto, va bene, scusa Marti, scusami. Ti prometto che oggi non dormo, lavorerò tantissimo e aggiornerò tutto, non ti preoccupare. È una vita difficile, è un po' dispotica, diciamo, quindi bisogna fare tutto quello che dice. Sto vedendo se è simmetrico tutto ciò, però in realtà che cazzo se ne frega, una farmaccia proprio brutta. Ora, il grosso problema è che il segnale di redstone qui sicuramente non è lungo abbastanza. Non attiverebbe tutti i pistoni. Devo metterlo in repeater, assolutamente. Facciamo quindi... togliamo una decina di blocchi. Se io facessi una cosa così... tecnicamente mi allunga il segnale, no? Vabbè, c'è un modo molto semplice per scoprirlo. Cosa uso però? Una torcia. Vabbè, si sono attivati tutti. Top. E invece no. Ho creato il loop e me lo blocca, giusto? No, non si può fare così. Vedi? Abbiamo fatto bene a testare. Comunque, Sullivan, grazie per i 19 mesi. Bentornato, buon pomeriggio. Giustamente crea un loop, quindi conserva il segnale. Quindi io quello che dovrei fare in realtà allora è ovviamente cadere, è assolutamente necessario cadere un attimo e sprecare un razzo. Ok, noi ci mettiamo tipo qui e mettiamo il nostro repeater, così il segnale arriva fino là. Ora, il fatto è, la redstone riuscirà ad alimentare il blocco di fianco o semplicemente faccio una deviazione? Non è facilissimo capire se va tutto. Non vedo un accidente. Ho dovuto fare uno screen al volo. Vediamo. E no, non si attiva, appunto. Quindi bisogna fare che... bisogna fare... una roba tipo così. Servirebbe un repeater, però vabbè,
facciamo senza ripetere. Quindi che qua devia, alimenta il blocco che va ad alzare col pistone e questo manda in là il segnale. Se si attivano in ritardo, ce ne frega esattamente una sega. Devo fare ancora uno screen. Vediamo. Ok, a posto, risolto. Funziona, funziona tutto. Sarebbe da controllare se il kart riesce a fare tutta la strada. No, non tolgo il blocco che non si attiva. Perché dovrei... Sì, il kart... Beh, il kart è tornato, quindi si è fatto il suo giro ed è riuscito a tornare. Direi che va tutto. Il problema ora è che sicuramente, eccole, sono entrate delle torce. Qua non ci sono arrivate e siamo a posto. Abbiamo raddoppiato la farm. E... niente. Quando la dovrò usare resterà un po' FK e vedremo se produce. Cioè, la cosa migliore da fare sarebbe in realtà che qui abbiamo gli 64. Qua niente, qua c'è il foglio. Togliamo questi fogli e vediamo la produzione. Cioè, l'ideale sarebbe cercare di rendere... fare andare di pari passo le due farm, ecco. Cosa non facile. Decisamente non facile, anche perché i creeper sono molto randomici. Comunque, torniamo a casa. Bene. Posiamo un po' gli oggetti e poi andiamo avanti. Come state? Tutto bene? Ma sì, dai, tutto a posto. Ok, allora, portiamo via la redstone. Questi dobbiamo ricaricarli. Poi la cobblestone. Gli alberi nel giardino, vediamo. Mi piacerebbe farne uno, però non sono ancora convinto al 100%. Sì, lo so, che la gunpowder va solo se il mob switch è attivo. Ma tanto io lì non ci vado, a meno che non devo farmare. Quindi per forza di cose ci vado solamente a mob switch disattivato, non attivo. Cioè, mentre io sono qui a fare i miei giri, là non è neanche caricato. Quindi non farma la canna da zucchero. Bene. Direi dormitina subito. Sciottino d'acqua. Ma voi tenete la live in sottofondo mentre studiate? Ma io spero di no. Cioè, oddio, dipende. Ma se devi studiare tipo filosofia o devi studiare chimica, mi sembra un po' complesso. Se devi fare gli esercizi di matematica, ad esempio, easy. Faber, grazie per i 17 mesi. Musica? Come fai a fare musica? Non ricordatemi che devo studiare. No, tu devi studiare almeno per altri 2 anni. Poi fai pure l'università. Quindi, 7 anni ancora? Per 7 anni devi studiare? Cioè, 7 anni è più di quanto hai vissuto. Perché ne hai 6 e mezzo, no? Quindi se ne hai 6 e mezzo, in realtà devi fare molto più di 7 anni ancora. Effettivamente non ci avevo pensato.
Comunque, nel video di oggi ho portato avanti il sentiero e l'ho fatto arrivare qui. Qua devo un attimo sistemare la transizione finale. E adesso ci occupiamo di fare quello che incrocia e va direttamente al portone. E poi basta, non farò altri, se no diventa un po' un problema. Io ho poca concentrazione, è raro che riesca a rimanere concentrato sulla live. Non è facile. Capisco che non sia facile, infatti, insomma, se seguite la live mentre studiate siete un po' degli eroi. Ai miei occhi. Io personalmente non penso ce lo farei. Non perché non sia possibile, è proprio il fatto che dici, cioè, devo studiare, che palle, no? Preferisco chillarmela. Poi se hai una distrazione di fianco, io cascherei subito nel tranello di dire, vabbè, dai, faccio dopo, sti cazzi. Io questo ricordo inizio 2022, una sessione d'esame, sistemavo gli appunti con Eren in sottofondo che giocava a Fortnite di notte. Cazzo, non credo aiutasse molto a concentrarsi. Allora, qui ho preso tutto l'occorrente, mi sembra. No, manca questa. Sì, sì, è vero, è una live chill comunque, quello sì. Però sto sistemando una parte che avevo detto avrei fatto diversamente. Perché, vabbè, qui in realtà ha anche senso che ci sia il sentiero. Però lì inizia lo scoglio con la pietra. Solo che poi dovrò fare il ponte. Quindi sì, in realtà ci può anche stare. Metto giusto un blocchettino di pietra o di andesite. Però, tipo, lì non posso tenere, non tengo il contorno così, qua ci mettiamo la pietra, per forza. Cioè, l'ingresso del castello non ci può entrare il terriccio. E King, il castello ce lo porteremo avanti per tantissimo tempo, è un progetto pensato per essere molto lungo. E non rushato, cioè lo facciamo con molta pazienza, molta calma, non sempre. Ogni tanto lo facciamo. Brownstone va in palestra, mandaci una foto del bicipite, mi raccomando. Vi devo raccontare una cosa bruttissima, ci dica. Ben arrivato, Mist. Non era questa la cosa brutta, vero? Gli interni dopo l'episodio 1000. Non ci metto mano finché non c'è l'episodio 1000. Una banchina al castello? No. C'è già il villaggio, non lo so. Il castello magari ci starebbe una piccola tipo per... scialuppe per la fuga del re, una roba del genere. Allora, possiamo iniziare a fare il percorso centrale, dicevamo, mi sembra che il resto sia a posto. Quindi partiamo a scavare da qui. Seguiamo fino ad arrivare al centro e si arriva qua. E poi qui partiamo così.
E arriviamo fino a qua, perché di più non serve. Dall'episodio 1000 a 1100, dettagli sugli interni. Dal 1000 al 1100 ci occuperemo di fare... una torre. E basta. Non lo so. Io penso che diventerà una roba lunghissima. Dopo Spider-Man è in programma altri gameplay. E il problema è che non so cosa fare attualmente. Allora, oggi il buon Larry del team mod mi manda un tweet. E vedo che il DLC di Pokémon, che sarà sicuramente oggetto di live insieme a Tear, esce il 14 dicembre. Quindi manco quello arriva a novembre. Io a novembre non so cosa fare. Ho guardato la lista dei giochi che escono, non ce n'è uno che mi interessi. Quindi o recupero roba vecchia, come vi dicevo, oppure recupero giochi di ottobre, oppure non faccio una sega. Non è neanche obbligatorio. C'è l'ipotesi Little Nightmares 2. Assolutamente. FIFA. Ragazzi, io FIFA l'ho provato a fare, però... cioè, è stata una live al limite dell'imbarazzo, la live di FIFA. Davvero. È incredibile. È un gioco così tanto iterato che... per protesta no, la gente non veniva manco a vederlo in live. Un po' toxic l'atteggiamento verso FIFA comunque. Non proprio il top. Allora, così storto potrebbe sembrare un po' strano, forse un po' senza senso, però sennò veniva tutto dritto d'altronde. Vabbè, può funzionare dopo con i dettagli. A me non interessa tutto ciò che riguarda il calcio. Beh, per carità, ci si può far poco lì. Diciamo che è un po' un discorso vecchio come i social stessi. Ovvero il discorso di dire... cioè, io faccio un contenuto... ho una cosiddetta fanbase, faccio un contenuto, però buona parte del risultato di quel contenuto dipende dal topic e non da me che lo faccio. Cioè, è una combo di cose in realtà, perché lo so che io non sono seguito per Minecraft, ci sono migliaia di persone che fanno Minecraft. Io sono seguito principalmente perché sono io e il mio modo in cui faccio Minecraft. Però diciamo che l'apice, la cosa bella, per chiunque sarebbe dire tu sei seguito perché sei tu, chi se ne frega di cosa fai. Però è quasi impossibile, cioè non esiste sta cosa. Neanche chi fa variety... cioè chi fa gaming di ogni tipo, neanche loro riescono ad avere questo risultato. Hanno sempre i cavalli di battaglia e le cose più deboli. Ciabatta, grazie dei 16 mesi. Credi che nella 1.21 rinnoveranno tutti i dungeon o ne aggiungeranno altri? In ogni caso continua così che sei il migliore. Grazie Ciabatta. Io penso che aggiungeranno solamente le chamber, non mi aspetterei altro sinceramente. È un dungeon update che ci aspettavamo, ma...
non di quel tipo lì. Anche perché in realtà un dungeon update dove rifanno i vecchi dungeon è difficile. Cioè è più una roba che magari fanno in sordina così. Dicono, ah ok, oggi ci occupiamo in questo snapshot di rivedere leggermente le piramidi, che ne so. Come ad esempio è avvenuto quando hanno detto, ok, oggi a caso rifacciamo il pipistrello, rifacciamo il Vex. Aspettate che ho caldo. E, boh, non so, mi sembra più una roba randomica. Ogni tanto magari possono rimettere mano a cose vecchie. Poi magari è la volta buona che rivedono qualcosa. Sapete qual è il problema? Il problema è che non se ne uscirà mai da sto tipo di ragionamento. Perché non ci sarà mai un momento in cui hai fatto tutto quello che volevi nuovo e in contemporanea le cose vecchie sono ancora valide. Cioè, col tempo tutto invecchia male. Per forza di cose. Quindi se tra 10 anni uscirà, che ne so, un aggiornamento del paradiso, però tra 10 anni ci diremo, va bene, è uscito il paradiso, però minchia, quanto è vecchio il Nether. Va rinnovato il Nether. Bisogna fare il Nether update di nuovo. Cioè, non se ne esce mai da sto discorso. Esatto, tipo l'Aquatic Update, bellissimo, però attualmente sarebbe da rivedere. Io comunque sto facendo le sfumature, intanto. Non ve lo spiego neanche, tanto l'abbiamo già fatto un po' di volte. Vorrei esagerare, però forse qua ci sta. Vabbè, dai, piano piano riusciamo a fare tutto. Qui l'invertiamo. Tappiamo sotto. Ricordate quanto eravamo gasati durante l'update 1.9? L'1.9, che cos'era la 1.9 però? Era giustamente il combat update, non ricordo come si chiama, vabbè, l'elitra, sì, lo scudo, le End City. Molti variety streamers sono seguiti anche perché fanno just chatting. Qualsiasi sia il gioco che fanno, anche se narrativo di concentrazione, bla bla bla. Quindi a chi non piace il gioco rimane per parlare. Non so quanto abbia senso come ragionamento, mi sembra di osservare che sia così. Ti sbagli. Ti sbagli, Marti. Non è così. Cioè, allora a quel punto tu fai just chatting se diventa il tuo main topic. Ti seguono per il just chatting, però nel momento in cui dici ok, adesso andiamo a giocare. Oggi facciamo Spider-Man, domani facciamo League of Legends e dopodomani facciamo FIFA, ad esempio. Però se a me sta sul cazzo League of Legends e mi garba Spider-Man te lo guardo, League of Legends te lo quitto. Quindi sei sempre lì, semplicemente il just chatting diventa il tuo cavallo di battaglia. Si vede un blocco che ha il vuoto dietro. Eccolo. Abbiamo messo l'erba, tanto poi diventa terra.
Questi esempi non sono a caso, sono assolutamente a caso, perché esiste qualcuno che fa già chatting FIFA Spider-Man e cosa ho detto? E League of Legends, cioè una combo un po' bizzarra. E LOL, esatto. Cioè, se esiste qualcuno che fa sia FIFA che LOL, cioè già solo quello mi sembra un accostamento strano. Potrebbe essere, per carità. Però ok, esistono. Va bene. Ah boh, che cosa vuoi dirgli? Cioè, gli piacerà sguazzare nel toxic, nelle community tossiche. Allora, a questo punto facciamo FIFA, League of Legends e facciamo PvP di Minecraft. Madonna, è la fine. Ah, se mi trovate qualcuno che fa queste tre cose, lì vado a stringere la mano. Bene, bene, abbiamo fatto, direi, ci sta. Sguazzare nell'odio puro. Mamma mia, cioè solo all'idea, solo a pensarci mi sento male. Deve essere un'esperienza terribile. Vabbè, quindi insomma, facciamo League of Legends a novembre. Va bene? È arrivato il momento di iniziare LOL. Cioè, League of Legends è così tragica come situazione che solo dire, ma una live in cui provo per la prima e unica volta League of Legends, solo così. Quando lo proposi, ho avuto una marea di voti contrari. È stata una cosa incredibile. Cioè, League of Legends è proprio, ha un hating assurdo dietro. Non è il momento di iniziarlo. Se fai il tutorial va bene, addirittura. Perché no? Perché è super toxic. Apparentemente, dicono. Cosa ne penso del comeback della stagione 5 di Fortnite? Che domani lo streamiamo con Tier e Tech. Anche Fortnite è super iterato. Come si fa a iterare Fortnite, però? Cioè, Fortnite, dai, confronto ad altre cose, è chill. Vabbè, niente, sono caduto a Narnia, apparentemente. Che poi io sono dell'idea che se vi piace Minecraft, voi non potete iterare un cazzo. Cioè, io non posso iterare un cazzo. Perché Minecraft è il primo che è stato iterato per la popolarità, è il primo che ha le community super tossiche. Cioè, io ho avuto esempi di persone toxic nella mia community sub, cioè gente che era toxic nei miei confronti pagandomi mensilmente la sub. Cioè, immaginate cos'è il contesto di Minecraft. Ed è odiatissimo dall'alba dei tempi perché era super popolare. Ed è anche discriminato Minecraft. Perché molti vedono la categoria Minecraft come qualcosa di a parte dal gaming, per qualche cazzo di ragione. Quindi, no, non abbiamo il diritto di iterare altro.
Non ha senso. Non si dovrebbe iterare niente a prescindere. Beh, perché? Qualcosina, magari, dai. Un po' di eating ogni tanto. Comunque, il percorso l'abbiamo finito. Ora facciamo questa cosa. Cioè, facciamo, completiamo il giro dell'ingresso. Mi servono letteralmente 6 blocchi per farlo. Quindi niente di difficile. Posso dire che solo durante le Eggwars ho fatto sessioni di gaming così intense che League e Valorant possono solo rosicare. Ci siamo già capiti. Bucato, eh. Vabbè, ci sarà comodo poi, comunque. Aggiungiamo il fatto che siamo in Italia, la tossicità è tra le più alte in Europa. Che bello. Che cosa, che mondo meraviglioso. Però, non so, da un certo punto di vista mi piacerebbe fare tipo una live troll. Immaginatevi io che faccio una live di League of Legends solo per dire minchia, ma che merda, ma come si fa a giocare a questa merda? Cioè proprio per intercettare i toxic player e trollarli. A me ogni tanto scatta sta cosa, l'ho fatto anche con Hollow Knight a un certo punto, quando ho visto che c'era troppa tossicità stupida, ho dovuto per forza iniziare a trollarla. Sono stato molto cattivo in certi passaggi su Hollow Knight a definire il gioco, ma lo facevo un po' perché ci stava e un po' anche di proposito per provocare, e infatti... C'è gente che ha tirato le peggio rosicate. Bellissimo. Con LOL non funziona. Ah, quindi c'è, cioè, i player di LOL non si offendono. Niente. Le porte aperte le lasciamo per passare al momento. Mi sembra logico. Comunque, fatto anche questo. Ragazzi, qua... niente, si registra l'episodio 1000. Dai, siamo pronti. Cos'altro possiamo fare? Le grate dobbiamo fare. Siamo proprio gli sgoccioli. Allora, queste grate qui. Si tengono. Si cambiano. Che si fa? Sì, devo fare i passaggi dei ponti anche, lo so. Allora, prima di tutto facciamo così. Andiamo a tirare su il rame ossidato. E poi vediamo di fare qualche grata. Potrebbe essere una buona idea. Tanto just chatting. Si tengono tranne quella centrale, la tieni per l'ingresso. Potrebbe starci che qui e là lasciamo degli spazi per passare.
ancora un po', eh. Bentornato Lorenzo, anzi Lorenz, grazie per i 13 mesi. Cosa ti aspetti della 1.21? Un nuovo bioma potrebbe esserci, magari la savana legati all'armadillo. La frase si è un po' persa leggendola, però un bioma legato all'armadillo no, perché era parte del mob vote, mi sembrerebbe un po' strano. Però nuovo bioma potrebbe arrivare. Se diventa una tradizione, non è detto però. No, non svuoterò mai l'oceano, penso. Ma l'aggiornamento della savana è troppo grande da fare nella 1.21. Poi io se lo facessero sarei solo che contento. Io dovessi mettere la firma in qualcosa, ve l'avevo già detto, un bioma nell'end. Così a caso aggiungiamo un bioma nell'end, che ci arricchisce un po' l'end intanto, dato che questo end update pare non lo vogliono fare. Inizio a pensare che l'end update non lo faranno mai, perché non è qualcosa che rispecchi la filosofia che stanno seguendo ultimamente. Ma c'era mica una stringa che era caduta? Dove è finita? Ma il nuovo tipo di legno in questa versione è abbastanza improbabile, secondo me. Che fastidio! Oh, finalmente. Non devo perdere questi blocchi che sono pochi e importantissimi. Andiamo avanti cercando di evitare questi cosi fastidiosissimi. Secondo me stanno solo cercando di legare le versioni tipo causa ed effetto. Sembra stiamo facendo qualcosa per tipo di player. Cioè che il topic non è più un pezzo del gioco, ma è un pezzo di community. Non so, una parte di giocatori. Cioè facciamo l'aggiornamento che soddisfa gli esploratori. Cioè, il fulcro non è il dungeon in sé. Il fulcro è l'esperienza che fai nel dungeon. Quindi con questa lettura è un po' complicato pensare all'end update. Cioè diciamo che l'end update è necessario, sarebbe bello, però è poco commercializzabile. Allora, sono rimasti dei blocchi che devono ancora ossidare. Quindi questi li molliamo, direi per ora. Anche se sono tre, quindi no, li prendiamo. Tanto, cioè, non è che servono tutti ossidati al massimo, va bene così. E si va. Sì, esplorare il land riguarda l'esplorazione, grazie al cazzo direi anche, però capisci che non è facile promuoverlo
se tu fai, che ne so, fai il trailer con i ciliegi belli, appariscenti, colorati, oppure fai le immagini simpatiche TikTok con lo sniffer, con il cammello, è una cosa. Però Land è cupo, è tutto scuro, è un posto alieno, sarebbe pieno di mostri, gli Enderman, che sono, anche loro sono cupi. Non avrebbe lo stesso effetto. E poi sì, l'esplorazione va bene, però l'esplorazione la stanno facendo adesso con il dungeon. È quello il problema. Non ci avevo mai riflettuto prima a questo ragionamento, però effettivamente, se ci si pensa un attimo, non è una versione che potrebbero promuovere con hype, perché i giocatori navigati lo vogliono, però i nuovi player, i bambini, cioè non gliene frega un cazzo, anzi, i player più piccolini non manco ci arrivano nel Land quando giocano, non sanno manco cos'è Land. Fare un aggiornamento per un pezzo di gioco che è post finale è molto complicato. Questo è il problema. Bene, proviamo a fare queste grate e mi serve la cera. Dunque. Ah, con questo non posso farci la grata. Deve per forza essere così. Questi qui che sono già lavorati non fanno la grata. E stavo pensando già di craftarla con cerata, diciamo. Però no, non si riesce a fare. Perché questi devo togliergli l'ossidazione, in realtà. E ne sto facendo troppi. Così 64 dovrebbero bastarci. Non esageriamo. Quindi 64, portiamo. Così, due stack. Mi porto la shulker, faccio prima. E su Minecraft devono smettere di aggiornarlo per dare il contentino ai giocatori. Non ci guadagnano niente. Se smettono di aggiornare, il brand morirebbe. Quindi fanno un aggiornamento con il minimo sforzo. Si impegnano su leggere nuovi giochi. Dalla quale ci guadagnano. Vabbè, chiamali stupidi. Chiamali stupidi, è giusto. E se no, la baracca se non va avanti, non c'è più niente. La botola delle fogne, sì, mettiamola, assolutamente. Hai ragione. Però dopo, dai, se no. Non finiamo più. Vi faccio un esempio odierno del mio caso. Oggi ho cambiato avatar su Twitch, avete visto? Ho cambiato avatar sul canale YouTube e sul canale secondario. Il canale secondario prima era chiamato Ezzalbnere ed è però il canale dove io ricarico da sempre le live di Twitch. Le divido se c'è da dividere, quindi taglio magari il countdown. Che ne so, se facciamo Minecraft e Spider-Man, divido in due parti. E
E faccio la puntata di Spider-Man e la puntata di Minecraft. E via così. Che succede? Che il canale si chiamava Ezza al Nere. Il canale secondario non è mai esploso. È un archivio. E fa poche visual, a volte ha dei picchi che però mi fanno riflettere. Ad esempio, quando c'è stato il Minecraft Live. Io ho fatto un contenuto in live che era una tier list e ricaricando la tier list sul canale secondario mi ha fatto. Vediamo se la trovo. Ma dove cazzo sta? Mi ha fatto. Attualmente è a 11.200 visual, che è tanto per quel canale. Quindi quel canale lì, dici, il potenziale volendo ce l'ha per fare un po' di più. Però c'è un problema. Si chiama Ezzalbnere. Quanti sanno chi è Ezzalb? Vi direte, io lo so chi è Ezzalb, perché c'ero quando facevi i video con la lore di Ezzalb. Sì, ma tutti i nuovi iscritti sanno chi è Ezzalb. Chi mi segue da TikTok sa chi è Ezzalb. Chi mi ha conosciuto con gli shorts di recente? Ha mai sentito Ezzalb? No. Quindi si trova un canale che si chiama Ezzalb Nere, che è un nome diverso, e non lo associano a me. Ora l'ho chiamato Eren Blaze Live. È il mio stesso nick, quindi lo associo a me. Se cerchi il mio nome, prossimamente ti uscirà anche quel canale, probabilmente. Inoltre, anche a livello di tag e quant'altro, girano meglio le cose perché è lo stesso nome. Sono io. L'avatar ora ha la stessa figura con lo sfondo diverso. Inoltre, il nome ti dice subito: è Eren Blaze con le sue live, cioè è limpido, è perfetto ed è anche in linea con quello che fanno tutti. Se vai a vedere i canali di riupload. Tutti mettono il proprio nome, poi c'è chi mette live, VOD, rewind, che cazzo ne so, insomma, si capisce così, la gente è abituata e saprà che tipo di canale è. Bene, io ho fatto sta cosa. Molti subito, ignorando i ragionamenti che ci sono stati nei mesi scorsi, ignorando il lavoro che è stato fatto per rifare l'avatar o per trovare il nome giusto, valutandoli tutti, ignorando tutto, non c'è più Ezzalb. No, piango, rimettilo subito, povero Ezzalb. Così, in un secondo, questa reazione. E allora cosa succede? Succede che io devo portare avanti il mio lavoro e questa era la soluzione ottimale per questo canale, che poi magari non svolterà mai, rimarrà sempre un archivio e basta. Però intanto gli do la possibilità di funzionare meglio. Chiaramente era meglio per chi mi seguiva da più tempo il nome Ezzalb per una questione di affetto. Ed è un po' come Land, no? È una questione di quello che vogliono i player navigati. Però i nuovi iscritti non sanno chi è Ezzalb, non se lo cagano e non se lo cercano. E per me è difficile spiegare che Ezzalb è il mio secondo canale, perché ha un altro nome. Ed è difficile promuoverlo. Invece con questa cosa più immediata è più facile promuoverlo. E posso puntare al bene che al ritorno che posso avere adesso, non su una cosa di anni fa. Ed è un po' lo stesso discorso con Minecraft. Loro pensano ad adesso, non ad accontentare i vecchi player, ma anche a magari accontentarli sì, ma anche puntare a nuovi giocatori che magari sono più facilmente attirabili con il cammello, l'axolot, qualcosa di cute, qualcosa di colorato, qualcosa di simpatico, che tu apri il gioco ed è subito lì, è subito accessibile, lo puoi trovare subito.
come il canale lo trovi subito. Cioè, capito il discorso? Il problema è che noi siamo quelli tristi che non abbiamo l'end update. O quelli tristi perché, ah, non c'è più Ezalb. Non bisogna essere. Non bisogna essere ciò. Ok. Andiamo avanti. Io per ora metto le grate su tutte le aperture, tutte. Poi valutiamo se toglierne alcune in modo da poter avere le finestre o quello che è. Questa finestra ha un problema. È chiaramente un problema. Perché darà contro una parete. Sicuramente non può rimanere aperto. Però poi dovremo valutare di forse murarla addirittura. Comunque questo sarà un momento di alta soddisfazione acustica. Che bello, mamma mia. Queste grate hanno dei suoni divini, sono bellissimi. Sono davvero troppo belle. Vabbè, comunque vi ho anche spiegato il fatto del cambio di nome del canale, quindi ci sta. La cosa incredibile è che io ci ho puntato davvero poco al canale di Reupload. Per molti streamer il canale di Reupload è il canale principale. Nel senso che magari hanno video su hanno canali su cui fanno video principali, però quello che fa i maggiori numeri è il canale di Reupload. Cioè, è fantastico se ci pensate. Tu fai la live, la ricarichi, così easy, e quello diventa il tuo contenuto principale, non devi neanche editarlo. Io odio editare. Ormai non ho più voglia di editare. Ma tutti odiano editare, tutti i creator odiano editare. Cioè, sono pochi quelli che sono appassionati. Una volta mi piaceva, devo dire, perché una volta però si riuscivano a fare cose fighe, davvero. Cioè, magari perdevo un giorno a editare l'episodio 1 della Pixelmon. Però, cazzo, usciva ed era una bomba, no? Poi piaceva, girava. E adesso queste cose non funzionano più. Cioè, se mi metto lì a fare una roba super editata. Non vale un cazzo perché se poi la persona non clicca il video, non lo vede, non gliene frega un cazzo a YouTube perché non l'ha cliccato. È proprio diventato tutto più materiale, più brutto da questo punto di vista. Però davvero, editare, mamma mia. No, non ho cambiato programma di editing, cosa c'entra? Beh, YouTube premia poco gli streamer. Gli streamer di Twitch, sì. Se streami su YouTube, magari ti premia un po' di più. Chiaramente. L'ideale sarebbe che tu i video della streaming li metti sul canale Twitch. Però Twitch, che è un posto meraviglioso, che fa? Innanzitutto,
i VOD, che sono i video on demand, sono le live passate, dopo un tot di mesi scompaiono. Perché? Perché scompaiono le live? Cosa vuol dire? L'unica spiegazione che mi sono dato nel tempo è che scompaiono perché fanno spazio nelle loro archiviazioni, cioè non vogliono archiviare tutto sto materiale. Però che ne so, ma tu fammi che solo i partner, metti caso, possono tenere i video lì, almeno. No, non si può fare. E già questo dici, che cazzo li metto a fare qua i miei video? E poi la cosa ancora più grave è che i video su Twitch non sono neanche monetizzabili. Non hanno una sezione commenti. Non hanno un sistema di gradimento. Non hanno dei feed dove circolare. A che cazzo serve? Non serve a niente metterli qua. Anzi, il prossimo passo sarà tornare e fermamente restare un canale con i VOD solo abbonati. Perché se sei abbonato, vabbè, ci sta. Ti vuoi recuperare il VOD? Ci sta che tu lo possa fare. Supporti? Ci mancherebbe. Altrimenti, aspetti 2 giorni massimo di pazienza e ti trovi il VOD tagliato e ricaricato su YouTube, dove lo puoi vedere con comodo e puoi esprimere il tuo parere. Puoi premiarlo se ti piace o mettere dislike se non ti piace. E vedi una cosa che ha un senso di esistere, santo Dio. Ma anch'io farò così. Molto presto inizierò a fare così. Oggi è solamente il primo passo all'aver cambiato nome. No, ho sbagliato. Che palle quando succede. Ma comunque mi serviranno una quantità incredibile di grate. Non ne bastano. Non ne bastavano mai nella vita 64. Uscirà prima Hytale o GTA 6? Ma sai che forse meme a parte GTA 6? Forse ti direi proprio GTA. Anche Silksong esce prima di Hytale, dai, per forza. Peraltro, Silksong probabilmente lo streammo. Perché ci ho pensato, ho odiato a morte la community di Hollow Knight, quella toxic e pallosa. Però non è neanche giusto che io mi neghi un'esperienza a causa loro. Quindi potrei streammare Silksong, fare il mio, fare le mie belle frecciatine tattiche per far rosicare quelli un po' più toxic e basta. Tanto poi quando uscirà, uscirà, vedremo. C'è ancora sicuramente tanto tempo. No, anche secondo me l'hype di Hytale si è completamente perso, purtroppo. È bene ricordare che la piccola indie company Riot Games, beh, palesemente ironico, ha preso in mano le redini di Hytale ed ora questo bel giochino è sempre più vicino alla sua uscita. Non quest'anno. Forse si potrebbe già vedere dopo l'estate 2024.
Beh, però non direi che è vicino, cioè non sappiamo davvero niente attualmente. Cioè, se annunciano qualcosa almeno un anno prima. Cioè, nel momento in cui annunciano che sta per uscire, almeno un annetto, penso. Ok, di qua l'avevo fatto, di là. Inizia a postare i meme. In che senso inizia a postare i meme? Ah, in realtà ho un progettino che non mi sono mai segnato sulla mia lista di cose da fare. Rimediamo subito, adesso ve lo dico. Progettino da difficoltà media, scriviamo. Ovvero voglio provare a utilizzare. Parlo di YouTube oggi. Mi spiace Twitch, però Twitch se inizia a fare cose serie le usiamo, se no non ci possiamo fare niente. Mi piacerebbe iniziare a sfruttare i post community di YouTube per postare meme inerenti. Perché io i post community di YouTube li uso per dare comunicazioni, spammare le live. Allora, alla lunga, mi piacerebbe non dover più spammare le live nei post community. Pian piano abituare a non fare affidamento su quell'avviso. E utilizzare i post community per annunci e postare meme. Perché, non so, mi piace l'idea di fare questo contenuto in più. Diverso, che non occuperebbe neanche troppo tempo. Che tipo di meme? Ma non lo so, ad esempio, la cosa più stupida che mi viene in mente è c'è stato il live e c'era Jeb con i capelli al vento e hanno fatto il meme di Jeb con i capelli al vento con scritto Panten, fine. Cioè, anche una robettina così a cazzo la puoi postare e fare guardate Jeb, che bei capelli, fine. Cioè, cose molto stupide, molto sciocche. E qua non finiamo più però. Qua è davvero un casino. No, shitposting no. Shitposting è un termine che spero non vediate mai associato a me. Sì, ero finito nel Reddit meme di Tiarsi, sì, questa cosa la so. Vabbè, ma quello non c'entra niente. Non sto parlando di fare meme su me stesso. Cioè, sarebbe molto cringe fare. Ho appena notato una cosa strana. Cioè, quando do la cera, si inizia a vedere. Si separano i blocchi visivamente. Perché sta cosa? Vabbè, stavo dicendo, cioè, immaginatevi uno che fa meme su se stesso e li promuove. Cioè, i meme su di te li devono fare gli altri, se proprio. È ancora sbagliato, vabbè. Sì, come se fossero pezzi di vetro di un colore diverso, è vero? Beh,
Beh, di fatto sono due blocchi diversi, quindi ha senso. Comunque, se non mettevano sto blocco, io queste finestre come le chiudevo? Boh. Chi lo sa, non lo scopriremo mai. Bene. Non bene. Da Reddit uscirebbero robe fighe. Il problema di Reddit è che io non ho tempo di gestirlo. E non ho mai trovato qualcuno che mi dicesse: ok, lo gestisco io, dai. Ci sto dietro io se vuoi a Reddit. A me piace, lo voglio fare. E io non ho tempo di gestirmi Reddit, ragazzi. Poi non sono neanche fan, non frequento Reddit, perché c'è una parte di Reddit che è comicità, è figo, però diciamoci la verità, magari ci sono i meme divertenti su Reddit. Per un meme divertente ne trovi almeno 100 che non fanno ridere, di wannabe memer che non ce la fanno proprio a essere simpatici e ti intasano di cagate. Niente, non ce la posso fare a fare sto lavoro. Quindi non sono neanche un grande fan di Reddit per questa cosa. C'è anche un Reddit della community, in realtà. Lo avevamo creato, non l'abbiamo mai usato perché nessuno si è mai proposto di gestirlo. Io, ragazzi, purtroppo non mi posso prendere questa responsabilità. So già che non riuscirei a starci dietro. Al di là del farci contenuto, che poi dipende dalla qualità di quello che viene postato, perché se postano cagate non puoi farci content. Girerebbero troppi meme Gen Z di qualità pessima che non capiremmo. O che capisci ma non fanno ridere, cioè, quello è il problema. Beh, ci sono dei meme stupidi che fanno ridere. Recenti. Che ne so, se vai su TikTok, ci sono i doppiaggi di The Rock che dice: cazzo raga, questa ve la devo proprio raccontare. Eravamo al ristorante a Gubbio e c'era un mare di merda ed è doppiato benissimo. Ed è stupido, però a me fa ridere un botto pensare a The Rock che dice certe cose. E quello alla fine è un meme Gen Z, cioè è proprio ironia becera da TikTok, però figa me li guardo tutti io quelle cose lì. Una volta mi è uscito una roba fatta in intelligenza artificiale con la voce di Dani che cantava la canzone delle ciolle lì, non so come si chiama. E ho detto LOL, fa ridere. E c'era anche il suo repost, ce cioè l'aveva ripostata anche Dani. Queste cose qua sono divertenti, tutto sommato. Poi ci sono delle porcate atomiche. Adesso non mi vengono neanche in mente perché le rimuovo poi. Però ne parlavamo qualche tempo fa che era esploso un meme. Ah, lo Smurf Cat. Come si chiama? Quella è una porcata, ragazzi. Cioè, io immaginarmi di aprire un Reddit e poi magari c'è il meme che dice: oh, avete visto nel video di Eren? Guardate questo screen. Poi zoom e c'è lo Smurf merda messo lì. Non fa ridere, è stupido. E però ho paura che sarebbe tutto così. Poi magari devo fare la live con la Reddit review o reaction o come la chiamano e beccarmi un'ora di Smurf Cat messo in giro. Ma no, cazzo, no.
Poi mi rendo conto che vale a gusti, per carità. Devo mettere ossidare ste grate che sto sgrattando troppo. Mi sa che tutto il rame che ho messo a ossidare, ma letteralmente tutto, andrà via in questa cosa. Meno male che l'ho fatto. Oppure robe con audio incredibilmente alto, col suono tutto rotto e l'immagine fritta. Allora, il deep fried meme, però non è dei giorni d'oggi. Il deep fried è una roba di 4 anni fa almeno. Poi se c'è chi ancora lo utilizza, non so, è un po' un meme boomer. Sì, però effettivamente capita anche a me di scrollare e trovare sta robaccia. Però è roba vecchissima. È come il discorso di Giga Chad, quando era esploso, che io dicevo, ragazzi, ma Giga Chad è un meme vecchio, ma perché lo scoprite ora? E tutti mi dicevano, ma come un meme vecchio? È una cosa nuovissima, Giga Chad. Ma no! Allora ero andato a cercare il meme e avevo fatto vedere che era una roba di molti anni fa. Io me lo ricordavo, Giga Chad, della prima ora. Non che bisogna esserne orgogliosi, però me lo ricordavo. Bene. E il trapezio entra, fa ridere come meme. Il trapezio, il meme del Mac, se si chiama così, non ricordo, mi sembra di sì. È un bel meme, c'è sto signore di una certa età che fa palestra, che peraltro è grossissimo, cioè tanto di cappello a lui. Però è diventato un meme perché lui allena un sacco il trapezio, che sarebbe questo muscolo qui. Questo qua, che collega il collo alla spalla. E ha dei trapezi enormi, no? E allora lui si mette lì, li tende apposta e fa, ma entra, entra, no, non entra. E perché non è così grande che non entra nell'inquadratura. E allora poi associano sto audio a qualsiasi cosa. È simpatico, dai, ci sta, ci sta. Tocca finirlo tutto. Tocca, non c'è altra soluzione. Probabilmente dovremo fare anche altro rame. La bidella quando... la bidella ti vede arrivare un secondo in ritardo. Entra, non entra. Vedi, ci sta. È un meme fatto bene. Come hai fatto a fare la playlist con le musiche di Itel? Le ho scaricate. E... niente, ce l'ho sul PC. Molto semplice. Queste no. Questa doveva essere un'attività secondaria e velocissima nella mia testa. Ho decisamente sottovalutato la task. Dovrebbe esistere come scienza lo studio dei meme. Ma in realtà i meme sono una cosa che ha origine molto in là nel tempo. Cioè, nascevano tipo nelle strisce umoristiche di una volta. Adesso non mi ricordo esattamente. Poi sono diventati una cosa di internet, ma c'erano già
vista da prima. Torcina tattica. Ma che figata l'effetto! Se fosse allineato bene farei uno screenshot. Vabbè, rip. Bello però, suggestivo. Dai, mi sa che abbiamo fatto la scelta giusta. Nascono come satira nell'antica Roma? Addirittura? Chissà qual è l'origine del nome, allora. Ne manca una nella torre centrale. Non dovrebbe, sinceramente. Non credo. Vabbè, poi tanto si farà un check di tutto. Sì, no, non ci basta questo rame. Sono d'accordo. Come cazzo ho fatto a piazzarlo qua? Siamo qua. Fortuna ci avresti messo poco. Lo so, lo so. Anzi, probabilmente non finiamo neanche. Questi li mettiamo, li lasciamo ossidare, mi sa. Se si può fare una farm di grate automatica col crafter. Farmi dai droned. Probabilmente ha una velocità ridicola, ma lo puoi fare. Poi potresti. Sì, puoi craftarle, ma non ossidate. Perché comunque non puoi piazzare in automatico i blocchi. Altrimenti potresti addirittura fare un circuito che detecta quando è abbastanza ossidato. Ecco, si potrebbe fare un circuito che tu piazzi il blocco di rame, imposti il livello di ossidazione che vuoi, e quando ci arriva in automatico ti mette la cera. Però sinceramente viene una roba così impegnativa
da fare che fai prima a farlo a mano. E la finestra qui non c'è. La finestra qui dovrà essere murata, perché c'è il ponte, quindi questa sarà l'ultima. Uscito un argomento, voglio già chattare. Allora, vi esco io un argomento. Oggi ho sentito una nuova teoria del complotto, che non avevo mai sentito, non in questa salsa, e mi è piaciuta un botto. Allora, è una teoria del complotto assolutamente fantasiosa, che si basa su alcuni indizi che sono la nostalgia per gli anni 80 e l'effetto Mandela. Che detto così dici, ma che cazzo starà per dire? Allora, c'è un gruppo di persone che sostiene che negli anni 80 c'è stata una catastrofe che ha portato la Terra e la razza umana sull'orlo dell'estinzione e distruzione della Terra. Una catastrofe così grande che a un certo punto l'universo si è autofixato. È come se avesse lanciato una recovery di emergenza. E ha trasportato tutti quanti in un'altra linea temporale, in un universo parallelo, molto simile al nostro. Allora, secondo questa teoria del complotto, che poi in realtà non ha senso, cioè sarebbe più bello dire, ok, l'umanità stava per essere distrutta, ma degli scienziati hanno trovato il modo di mutare la timeline e trasferirci in un universo parallelo e cambiare la nostra timeline. Steins Gate, c'è un anime che fa questa cosa, se volete curiosare, lo sto anche guardando di recente. E praticamente perché questa cosa? Perché dicono, avete presente l'effetto Mandela? Che crediamo che molte cose siano in un modo e poi scopriamo che sono fatte in un altro modo. Bene, l'effetto Mandela, secondo queste persone, ha origine dal fatto che effettivamente alcune cose erano diverse, ma per salvare il mondo siamo stati trasportati inconsciamente in un'altra timeline. E questo ha prodotto delle piccole differenze in questa timeline che noi ricordavamo diverse. E questo è l'effetto Mandela. Inoltre, tutti quanti provano nostalgia per gli anni 80. Questa è un po' tirata come cosa. Però, ad esempio, gli anni 80 secondo me sono molto fighi. Cioè, mi sarebbe piaciuto viverli. E chi ha vissuto gli anni 80 di solito è molto nostalgico degli anni 80. E chi è nato dopo gli anni 80 prova comunque nostalgia degli anni 80, anche se non c'è vissuto, che in parte è vero, cioè capisco questa sensazione. E questo è dovuto dal fatto che abbiamo nostalgia della vecchia timeline, perché negli anni 80 siamo stati spostati e questa cosa è rimasta così impressa nella nostra psiche che è diventato anche un tratto ereditario. E quindi anche chi è nato dopo, dentro di sé ha questa sensazione di desiderio per un mondo che non c'è più. E in ultimo, questa teoria dice che tutto ciò è dimostrato dal fatto che la civiltà dopo gli anni 80, quindi negli anni 90, si è evoluta a una velocità incredibile tecnologicamente parlando. Basta pensare agli smartphone, che sono una cosa assurda per come... quanto veloce sono progrediti.
E questo è dovuto al fatto che abbiamo cambiato timeline. Quindi siamo finiti in una timeline dove di base avevamo altre conoscenze tecnologiche o comunque qualcosa che ci ha dato la spinta che mancava prima. Questa è la teoria. È divertente. Ho finito la cera qui. Allora, chiaramente è strampalata, però ci deve essere sempre una morale, una riflessione, no? Ma se effettivamente nel futuro qualcuno creasse la macchina del tempo, è impossibile, non si può tornare indietro nel tempo, eccetera, eccetera. Metti che tra 3 secoli, 4 secoli, viene scoperta una cosa, una realtà della fisica, della realtà stessa che ci circonda, che noi al momento non conosciamo e ignoriamo. Mettiamo caso che qualcuno crea la macchina del tempo e la usa una volta per poi capire che è stato un grossissimo errore e che questa cosa metterebbe in pericolo tutta la timeline e quindi cessano di usarla. Se questa persona tornasse indietro nel tempo e facendolo cambiasse un singolo dettaglio, facesse un errore o mentre va in giro gli cade lo smartphone, ad esempio, e qualcuno lo trova e ci crea sopra la tecnologia, qualsiasi cosa. E che per l'effetto farfalla, questa piccolezza che lascia va a creare una serie di reazioni a catena che sviluppano la tecnologia o che variano qualcosa nella timeline. Noi non lo sapremmo mai comunque. Cioè, no, noi non potremmo mai renderci conto, ma diremmo: ah, ok, da un momento all'altro si è scoperta sta cosa potentissima. Questa tecnologia incredibile, ieri non c'era, oggi è comparsa. Figo. Però mai sapremmo che qualcuno è intervenuto nella timeline. Giusto, lo sapremmo qua, lo sapremo il giorno in cui arriveremo a quel punto e qualcuno torna indietro per fare i suoi inghippi. Ma se fosse realmente accaduto, noi non potremmo saperlo. Figo. Vabbè, la cosa di Pikachu con la coda nera, sì, quello è... ci sta. Io sono uno di quelli che se l'è sempre ricordato male. Sebiox, grazie dei 42 mesi. Bentornato. Questi li mettiamo qui per ossidare. Mi serviranno i blocchi di terra. Basta anche un sussurro sbagliato alla persona sbagliata nel salto temporale. Esatto. Cioè, se si inventasse mai il viaggio nel tempo, sarebbe pericolosissimo. Che poi in realtà dipende da come interpreti il tempo. Se lo intendi come chiuso o con la possibilità che si possa biforcare. Bentornato Alessio, grazie ai 9 mesi. Non abbiamo la certezza che esistano le timeline. Vabbè, allora, una timeline esiste, che è la nostra. E ce ne siano altre, si entra nel campo dell'ipotesi. Però almeno la nostra ci stiamo dentro, no? Cioè, tecnicamente la possiamo chiamare così.
Giustamente è impossibile senza Dialga e Palkia, quindi non corriamo rischi. Però se venissero aggiunti. Ma sai che la giratempo di Hermione in Harry Potter effettivamente è una delle cose più criticate perché genera parecchi buchi di trama potenzialmente. Questo si è già ossidato, incredibile. O molti dicono, ma perché non è stata usata per tornare indietro, uccidere Voldemort, impedirgli di fare cose? Soliti discorsi, no? Messi tutti. Adesso il problema è che a me manca un'intera torre, quindi dovrò mettere a ossidare tanto altro rame. Magari ci sarà un secondo Einstein che riuscirà a comprendere al 100% il tempo. Ma non c'è già stato un secondo Einstein, secondo voi? Cioè, alla fine dei conti, Einstein... Siamo certi che sia... stato... il GOAT della fisica? O semplicemente è arrivato prima di altri? Cioè, la teoria... con Carlo Magno, del tipo che lui non è mai esistito e sono stati inventati 100 anni di storia. Interessante. Sui complotti storici sono... cioè, a me intrigano quelli che, ad esempio, datano le piramidi a un'epoca molto precedente alla civiltà egizia. E ad esempio, dicono... che gli egizi hanno trovato le piramidi e le hanno usate, però erano lì da prima. E quindi ci sono un po' di tracce, tra virgolette, nella storia che fanno pensare a civiltà che c'erano prima e che sono andate perdute. Magari a causa di una catastrofe, vedi ad esempio Atlantide, cioè il mito di Atlantide. Nessuno maca, grazie per i 4 mesi. I popoli del mare. Vabbè, Atlantide, sì. Come fai a dire che il mondo ha 13 milioni di anni se siamo qui da, per quel che sappiamo, 2000? Ci sono delle cose, degli elementi che possono essere datati. Adesso non me ne intendo, però ad esempio il carbonio... La datazione del carbonio che, per dire, viene utilizzata per capire quando... Che so, quel fossile a che periodo appartiene? Dovrebbe essere collegata al decadimento di non so quale molecola. Però il fatto qual è? Che è stato calcolato che decade a una certa velocità. Quindi in base alla quantità che ne viene misurata, puoi fare la relazione, capire quanto tempo ha trascorso per poter decadere in quel modo. E quindi dice, ok, questo è datato a tot tempo fa. Sì, poi il carbonio, ci sono anche altre cose, certo. Io il rame l'avevo già smeltato, però ho sbaglio. Mi sembra di sì.
Intanto prendiamo questo. Prendiamo questo. E facciamo così. Cioè, tutta sta roba ho fatto 35 blocchi. Solo 35 blocchi ho fatto. Mamma mia. Facciamo 36, allora. Eh sì, è davvero dispendioso. Un metodo di datazione geologica si basa sul tempo di dimezzamento di isotopi radioattivi a lunga vita. Esempio, un isotopo di uranio diventa un isotopo di piombo in 4,4 miliardi di anni. Oh, ma sai che mi mancava il momento Marty explaining nelle live? Grazie, Marty. Incredibile. C'è stato anche il ritorno. C'è anche una teoria secondo cui noi esseri umani veniamo da Marte, avendo lasciato il pianeta che si stava distruggendo, e coloro che sono arrivati si sono uniti alla specie di ominidi presenti sulla Terra. Vabbè, allora, di recente ho sentito l'intervista a Mauro Biglino che hanno fatto a Muschio Selvaggio di nuovo, e lui sostiene che la Bibbia non parla di Dio, di Gesù, ma parla di questi dei che sono arrivati dallo spazio, sostanzialmente degli alieni, che si sono ibridati con l'essere umano e che avrebbero anche creato l'anello mancante dell'evoluzione umana unendo il proprio DNA a quello degli ominidi, creando l'Homo sapiens. C'è tutto quell'argomento lì che se lo apriamo non finiamo più la live, davvero. Oppure... se ne è parlato sempre in quell'intervista anche. Di recente c'è stato un... dico cazzate. Comandante della difesa aerospaziale dell'aeronautica, qualcosa del genere. Comunque è un ruolo di spicco in Israele. E questo tizio è andato in pensione. Una volta andato in pensione fa... gli alieni esistono. E ora dico il cazzo che mi pare, tanto la mia carriera è finita, sono in pensione, quindi me ne frego il cazzo. E quindi, sì, gli alieni esistono. Non solo esistono, ma Israele e anche gli Stati Uniti, ad esempio, sono in contatto con gli alieni e hanno accordi con essi. Una sorta di alleanza interstellare. Arrivando a dire persino... che su Marte esiste una base sotterranea dove lavorano alieni e astronauti americani che sono messi lì in pianta stabile. Questo è un personaggio molto importante. È letto, lo dico adesso perché tanto... la mia carriera l'ho fatta, non ho più paura di perderci la faccia, sono in pensione, sti cazzi. Che storia, eh? Perché separo i blocchi? Perché così ossidano più in fretta. E abbiamo letto sul sito ufficiale che devono avere almeno 4 blocchi di distanza.
Infatti, se guardate, quelli sono già ossidati, appunto perché stiamo facendo le cose bene. Perché il maiuscolo non è ben visto nelle chat di Twitch? Ci sono due motivi. Uno è, diciamo, di significato, ovvero scrivere tutto in maiuscolo equivale a urlare. Se vuoi rappresentare un qualcosa di detto urlando, scrivi in maiuscolo. Il vero motivo per cui dà fastidio è il fatto che, chiaramente, se scrivi in maiuscolo, la tua scritta spicca rispetto a quella degli altri. E non è corretto. Perché o tutti scrivono in maiuscolo, però viene fuori una porcata, oppure ti adegui e scrivi normalmente. È un po' il discorso dei video su YouTube, di nuovo torniamo a quello. Una volta tu potevi fare i tuoi video e fare un titolo con l'iniziale maiuscola e il resto no. Poi un bel giorno a qualcuno è venuto in mente di scrivere tutto maiuscolo, perché così i suoi video risultavano più visibili nei feed, perché era tutto maiuscolo. E allora che si è dovuto fare? Si è dovuto fare che anche tu scrivi tutto maiuscolo, perché se no sei meno visibile. E a un certo punto tutti hanno iniziato a scrivere maiuscolo. Questa è la storia dei titoli di YouTube. Finché siamo arrivati a un punto che se scrivi minuscolo è così strano che spicchi. Quindi è il contrario, mo. Bene, piazziamo gli ultimi. Tra l'altro già stanno ossidando. Non riuscirò mai a fare tre volte il salto da 4, giusto? Io ho fatto anche degli esperimenti interessanti sui titoli. Cioè il video con tutto minuscolo, il video che si chiama Minecraft scritto strano, il video senza titolo, il video col titolo reversato. E avevo fatto un po' di esperimenti su sta cosa. Che bel periodo quello. Avevo fatto anche una mappa di Minecraft che era basata sull'attesa. Tu dovevi aspettare stando fermo, perché dopo un tot di tempo succedevano cose. Avevo fatto un video in cui dobbiamo aspettare, noi siamo qui che aspettiamo, ragazzi, aspettiamo. Dicevo cose senza senso. E cazzo, per 10 passa minuti di video non ho fatto praticamente niente. Eppure è stato guardato quel video. Fantastico. Chiaramente era a modo suo interessante, non era una totale perdita di tempo. E l'esperimento ha avuto risultati interessanti, sì, perché alcuni video sono girati molto. È stato curioso vedere come un contenuto può diventare non virale, però diciamo popolare, senza avere tag, cioè con un titolo che è impossibile da cercare. Quindi era puramente l'essere umano che decide lì di cliccarlo perché l'ha visto sul feed del canale o semplicemente gliel'ha passato un amico. Però sono video che non hanno ricerche, cioè non puoi cercarli, è impossibile. Avevo pensato di fare challenge con i giochi Pokémon? Ma sinceramente no. Non sono un sociologo, però ogni tanto è bello anche fare qualche giochetto divertente così. Per combattere la noia. Anzi, forse domani faccio uscire un video, se riesco a organizzarlo in tempo, che sarà un bel esperimento. È una cosa che ho lì segnata da mesi. E oggi, totalmente random, sul gruppo mod, mi hanno passato un sito che permetterà di realizzare questo video.
Marti, inutile che scrivi Pog, te, se vai a leggere sai già che cos'è. Bravo Leo, hai già capito. Vabbè, potrei spoilerarvelo, dai. Se volete ve lo dico cos'è. Oh, se preferite di no, sto zitto. Vedete che stanno già ossidando, alcuni sono praticamente pronti. Ma questo non l'ho appena messo. Ma lol. Allora, piazzo gli ultimi 4 e poi ci siamo. Allora, il video che faccio, che vorrei fare domani, vediamo se riesco, praticamente, consiste nel far creare a un'intelligenza artificiale i mob di Minecraft. Ovvero, l'esperimento è questo. Prendo un generatore di immagini con intelligenza artificiale. Di quelli che a partire da un testo generano l'immagine. E gli dico, creami, ad esempio, un mostro verde con la faccia triste che attacca esplodendo e che ha 4 zampe. E lui va a generare l'immagine e vediamo se descrivendolo va a creare qualcosa come il creeper o seppure nasce qualcosa di totalmente diverso. Quindi l'idea è capire se l'intelligenza artificiale crea gli stessi mob di Minecraft cercando di descriverli nel modo più minuzioso possibile. Allora, se gli dici uno stile a cubetti, probabilmente ti va a pescare davvero Minecraft. Però io ho fatto un test, ad esempio, e mi è uscita una cosa molto accurata, mi ha fatto quasi senso che sia stato così bravo a generarla. Fatto, questi li molliamo qui. Devo tornare in magazzino. Perché non usare uno degli 800 ingressi che abbiamo? Già che siamo qua. E detto questo, siamo in chiusura. Quindi andiamo a fare i tributi. Usiamo le parole quelle belle che non si possono bannare. Facciamo i tributi. Credo che ne avessi fatti pochissimi, quindi dobbiamo fare un po' di pollame. Allora, questo lo dedichiamo a Sullivan, che aveva fatto i 19 mesi. L'uovo era vuoto. Faber, questo è per te. Ciabatta, questo è per te. Niente da fare. Lorenzo. Niente da fare. Tremons. Ma Tremons io non l'ho manco salutato. Che hai detto? Sono intento per rinnovare saluti. Tremons, mi sa che non ti ho proprio cagato. Sebiox. Basta, niente. Non escono. Alessio. Che sfiga. Nessuno. Non è uscito neanche un pollo. Che tristezza, ragazzi. Mamma mia. Mai capitato che dovessi cestinare qualche video che vi già girato completamente? Sì, capitato sicuramente. Dai, allora faccio io. Mi autodedico delle uova. Facciamo così. Come a me non rinnova la sub?
Non parte l'alert. Ah. Strano, molto strano. Ah, qui dobbiamo anche fare un bel refill, vedo. Godo. Almeno uno lo devo buttare. Un uovo per ogni grata che è sbagliato. Vabbè, ma sarebbero tipo 5. Oh, vai. Andiamo a riempire. Eccolo, Joe, grazie dei 41 mesi. Funziona, funziona. E Kenderlick, grazie di 7. E allora mi sa che ci saranno altri polli da lanciare, forse. Vediamo. Adesso devo rifillare la mia sparapolli. Vuol dire che abbiamo già gettato nel void forse un centinaio di uova. Mamma mia, ragazzi. Che mostri. Niente da fare per Joe, Kenderlick. Niente, ragazzi, oggi niente da fare. Ho dovuto metterci una pezza. Comunque, noi ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima live. Domani sera siamo su Fortnite. Torna la prima mappa. Facciamo un bellissimo throwback con Tech e Tier in live, come ai vecchi tempi, sul primo Fortnite. Non so cosa uscirà fuori. Quindi, ci vediamo domani sera. Buona serata per oggi, dato che non c'è la live serale di giovedì. E quindi a domani. Ciao a tutti.